Buonasera a tutti, benvenuti a Diletta Gol. Saluto la nostra curva, i nostri tifosi. Tra poco anche voi sarete coinvolti, ragazzi. Mauro, ciao, buonasera. Come stai? Bene, molto bene. Siamo pronti per raccontare questa partita, per entrare nel dettaglio, analizzare quello che è successo a Genova e non solo. Venite con me, vi faccio vedere il riassunto di quello che vivremo tra pochissimo, perché sono già pronti tutti i collegamenti live in diretta da Genova per analizzare questa vittoria 4-1. Ha vinto la Sampdoria contro il Bologna. Poi non soltanto di questo parleremo nel corso di questo sabato di sera insieme, perché c'è stata anche la vittoria della Juventus che vola, si porta a più 11, 3 gol, è finita 3-0 a Firenze. E poi entreremo anche nella mentalità del nostro, purtroppo, Massimiliano Allegri, che è già pronto lì sulla sua poltroncina, e li porteremo anche a Casa Surace, perché gli amici di Casa Surace si sono divertiti e si stanno preparando alla trasferta di Bergamo, e c'è anche nonna Rosetta che si sta preparando per questa trasferta, ma soprattutto cercheremo di capire anche che cosa succederà lunedì quando si chiuderà questa giornata nel Monday Night. Intanto però entriamo nel dettaglio di questa partita, tra poco vi faccio rivedere anche i gol, quello che è successo nel corso dei 90 minuti. Mauro, è stata una partita nella quale la Samp ha vinto 4-1, però il Bologna ha avuto un atteggiamento propositivo, spavaldo, forse troppi errori. Sì, sulla vittoria non si può discutere, perché in definitiva è stata contundente. Secondo me la prestazione del Bologna è stata macchiata sicuramente da errori individuali che le hanno costato soprattutto nel primo tempo i primi due gol della Sampdoria. Non bisogna sottovalutare comunque la prestazione della Sampdoria, che è stata ottima, no? Rivediamo tutto quello che è successo, così poi riusciamo anche ad analizzare e sentire le parole dei protagonisti. Samp Bologna in meno di un minuto. Classifica, perché c'è la Juventus che sale momentaneamente a più 11 sul Napoli, che lunedì gioca a Bergamo, come vi dicevo. La classifica poi è cortissima, perché ci sono ben 11 squadre in 7 punti. La Samp infatti raggiunge la Roma a 19, supera la Fiorentina. Resta in zona retrocessione il Bologna, che è al terzultimo posto. E allora, Mauro, allora voglio chiederti, secondo te, se Pippo Inzaghi a questo punto rischia la panchina già adesso? Beh, io me lo auguro per lui di no, però è ovvio che dopo un risultato di questo tipo, credo che è riuscita a fare più possesso palla rispetto alla Sampdoria, che di solito è una squadra che fa del possesso palla il suo gioco, la sua arma più importante. Tra poco Filippo Inzaghi sarà con noi, quindi potremo approfondire questo e molti altri temi insieme a lui. Intanto però l'uomo partita è sicuramente lui, Quagliarella. Gode Quagliarella. Adesso però voglio sentire anche quali sono e qual è soprattutto il parere di Massimiliano Allegri, il nostro ovviamente. Massimiliano Allegri, vista che è arrivata la vittoria oggi con la Fiorentina a Firenze, era una partita molto complicata, però adesso si può stare anche più concentrati e focalizzati sulla Champions League, visto che i punti di distacco sono 11, Allegri. Sì, ho capito sempre questo osso della Champions League. Arrigo, ascolta, allora, l'ho detto anche io, ragazzi, non prima. Sono Arrigo, va bene. Ma io non me ne frega a me della Champions, io ho altri impegni. Allora, fammi finire, Mauro. Io ho altri impegni, ho altri pensieri, capito? Quindi me ne frega, io c'ho da organizzarmi la settimana, c'ho da organizzare, ti faccio vedere i miei impegni che ho. Mi faccio vedere, sì, certo, sono scritti però tutti qua, guarda, nella lavagnetta, adesso tutti gli impegni, cioè io, questo è il memo di dicembre, tutte le cose che devo fare a dicembre, sono abbastanza impegnato. Che cosa deve fare a dicembre, scusi? Allora, regalo d'Ambra? Regalo d'Ambra, il biglietto per la Spagna per il primo giugno. Per la Spagna il primo giugno c'è solo una cosa, la finale di Champions. La finale di Champions Spagna? Sì. Non lo sapevo. Boh, a me non mi ha detto nulla, Arrigo. Poi c'è da prenotare l'albergo per Madrid per il primo giugno. Ma non è per la finale di Champions, perché si gioca a Madrid, ma mi sta prendendo in giro. Ma io lo sapevo, a Madrid ci vado perché c'è il Museo Pardo, quello lì. Ma che Museo Pardo? Il Museo del Prado. Ma cosa ride lui? Pensavo fosse dedicato a Pardo. Se la ride anche Pierre, vedi? No, vedi, perché fai complimenti. Fai complimenti, ragazzi. Poi Pier, non ti mettere anche tu, ti prego, evitare Allegri. È finita, se poi evitare che Ambra fissi le nozze il primo giugno, perché sono mia scemo. E poi eventualmente fissi anche le nozze proprio a Madrid.
capito? Ma lei proprio non è ossessionato dalla Champions League, Champions Allegri? Non ne posso più la Champions League, ragazzi, a me non mi interessa. Sempre questo chiodo fisso che penso sempre alla Champions League, come se io... Ora perché uno è arrivato 5 volte in finale, 5 volte ha vinto il torneo di qualificazione, è arrivato 2 volte in finale, ha perso per colpa dell'arbitro che tra l'altro c'ha un bidone a posto dell'immondizia, allora fate, no, fammi ti parla, se no parla te, parla, non ho capito, vai, fate un po' come mi parla, vai per Luigi, vai dal museo tuo. Andiamo, andiamo. Non è che è ossessionato dalla Champions League, molto di più. Intanto saluto anche Pierre e Marcolin. Ciao ragazzi, in collegamento da Genova. Tra poco veniamo da voi. Intanto però, visto che abbiamo parlato della Juventus, voglio farvi vedere quello che è successo questo pomeriggio al Franchi. Ma Pierluigi Pardo, questo per farti capire, Pier, che è pronto il pardon. Pardon. Esatto, recupero subito le tue adorate buste, eccole qui. Non sarebbero buste, ma ormai è un tema... Ormai è un tema, sì, che abbiamo superato. Eccoli qua, ho la 1, la 2 o la 3, Pier, il tuo momento. Proviamo la 3, proviamo la 3. Proviamo la 3. Allora, ti faccio vedere subito cosa hai scelto e poi dopo parliamo di ciò che non hai scelto. Sì. In 60 secondi, Roma-Inter. Vai. No, la so. La sai? Ah, partiamo subito. Vai, partiamo subito. Allora, Roma-Inter è la partita fra un instant team, una squadra costruita per accorciare la distanza rispetto alle primissime. L'Inter, che ha speso molto in estate, ha preso giocatori pronti, uno dei quali importante è arrivato proprio dalla Roma. Nainggolan non ha fatto benissimo, ma ciononostante i numeri, l'abbiamo visto anche la settimana scorsa, in Inter Frosinone sono straordinari quando lui va in campo, soltanto 2 sconfitte in 13 partite, molto negativi invece quando lui non c'è, 3 sconfitte in 5 gare. E una squadra, la Roma, che è un grande investimento verso il futuro, c'è molta frustrazione in questo momento, è inevitabile, era inevitabile attendersi molto di più in campionato, però onestamente questa è una squadra che è stata smantellata nei titolari, nei giocatori più importanti, con le partenze di Nainggolan, appunto, di Strootman e soprattutto di Alisson, per cui in questo momento secondo me Di Francesco va ancora difeso, bisogna dargli fiducia, bisogna dargli forza. Certo, quello di domani è uno di quegli appuntamenti sliding doors che possono ulteriormente cambiare la stagione, anche perché c'è Spalletti e non è uno qualunque all'Olimpico. Wow, Pier, respira. Grazie. Anche perché guarda cosa hai scartato, Pier. Cassano. Ma è già la seconda volta che ti dico, è sempre qua. È sempre la busta numero 2, peraltro tipo da 6 settimane sta nella busta numero 2. Ah, è la busta numero 2, buona sapersi, vediamo, magari settimana prossima. Hai scartato anche la crisi Russia-Ucraina, ma io so benissimo che tu ci avresti potuto parlare anche di politica internazionale. Sai che è saltato il vertice con Trump, fra Trump e Putin. Certo, ma anche del pensiero di Poroshenko, io so benissimo che tu sai tutto. Direi che tutto sommato mi sento sereno, insomma, nella... scelta. Bravo, hai fatto bene. Grazie Pier, ci vediamo tra pochissimo, perché tra l'altro stanno anche per arrivare i 2 allenatori. Avrò bisogno anche di te, di sentire il tuo parere. Però voglio sentire il parere anche del nostro pubblico, dei nostri tifosi, quelli di Diletta Gol. Non tanto su questa partita, ma ragazzi, ci proiettiamo a domani. Parliamo di Roma-Inter. Voglio capire anche voi che cosa ne pensate, come state vivendo l'avvicinamento a questa sfida. Leo, ti do una chance. Allora, cioè devi condurre il mascherometro. Vediamo che sei fare. Dai, fategli un applauso di incoraggiamento. Grazie, sono della vita. Allora, basta. Allora, io ho preparato questo sondaggio scientificissimo. Mi raccomando, scientificissimo. Sì. Ma fai parlare. Scientificissimo, dove praticamente noi dobbiamo capire, ci sarà una partita molto importante. Inter-Roma. Roma-Inter. Chi preferite fra, chi è il vostro preferito fra Icardi e Zerlo. Ma Dzeko non gioca, scusa, quindi è inutile appunto, che fai preferito. Noi abbiamo preparato delle maschere solo di Icardi. Noi abbiamo solo le maschere, tiratele fuori. Tirate fuori, forza! Eccole qua, queste le maschere. Te non ce l'hai? Vai fuori, buttate fuori, per favore. Ok. Ma scusa, ma avevi detto che sarebbe stato un sondaggio serio. Ma che sondaggio è questo? È il mio Leo? Sondaggio. Allora, chi secondo voi segnerà il Roma-Inter tra Dzeko e Icardi, tenendo conto che Dzeko non gioca e che Icardi si è sbloccato in Champions e in Nazionale, che l'anno scorso ha stabilito il record di gol in campionato con la maglia dell'Inter dai tempi di Angelillo, e quest'anno in Serie A ha già segnato 7 gol contro i 2 di Dzeko. Vediamo un po', scegliete il vostro preferito. Incredibile. Vai fuori, dai, ancora qui.
Ma che sondaggio è, ragazzi? Così fate contento. Ma veramente stiamo facendo questo sondaggio. Ma sì. Mi sembra evidente che abbia vinto, no? Mi sembra evidente, così fate contento Mandanara, mettetevi tutte le maschere. Ma mi sembra evidente che, insomma, abbia vinto a mani basse. Chi? Sì, la situazione in bilico, vediamo la grafica. Sorpresa! Male, incredibile! Ridi tu, Mauro. Oh, Icardi. Bene, a vice Icardi, che strano, dai, Icardi. Ma perché hai fatto questo sondaggio? Dovevi fare chic Icardi, casomai. Ah, perché comunque ha un altro che è un giocatore che tutti vorrebbero, diciamoci la verità. Icardi è un giocatore che tutti vorrebbero. Comunque, ragazzi, io vado perché... Ma aspetta, no, è una cosa molto importante. Hai sentito che in settimana è successo che Icardi ha regalato Rolex a tutti i calciatori, no? È vero, Mauro? Ah, si può parlare? Allora, è successo che... Facciamo così, Leo, ci vediamo dopo. Guarda, torna al tuo posto, dai, grazie mille. No, perché volevo parlare seriamente di questa partita, Mauro, perché è una sfida importantissima. Soprattutto vorrei parlare di Chic, anche perché non gioca Dzeko, quindi lui ha la possibilità di esplodere adesso. Magari anche il confronto contro Icardi potrebbe fargli bene, non soltanto per il presente, anche per il futuro. Ma avere la possibilità di giocare, come tutti i giocatori importanti, hanno sempre la voglia quando si presentano queste sfide. Cioè, la cosa più difficile è trovare gli stimoli, magari quando uno deve andare a giocare a un campo che non piace, con un pubblico dove non si trova a suo agio, ma in queste sfide ai vertici, dove ci sono tanti giocatori importanti, avere la possibilità di giocare, in questo caso che non gioca Dzeko, è molto importante per un giocatore. Io non penso che possa far male facendo una previsione, perché in definitiva la carica che un giocatore ha durante tanto tempo, quando non ha la possibilità di giocare, la può sfruttare in un'occasione così. Bene, allora Mauro, cambiamo discorso, ritorniamo a Genova perché c'è l'amministratore delegato della Bologna, Fenucci, in nostra compagnia. Buonasera. Buonasera. In bocca al lupo anche per la prossima partita contro l'Empoli, anche perché adesso non ci sarà solo la sfida contro l'Empoli, ma anche quella in Coppa Italia. Quindi rivedremo, almeno questo è quello che ha detto Fenucci, Pippo Inzaghi sulla panchina del Bologna. Ci credi tu? Beh, assolutamente sì, stiamo parlando di un dirigente, evidentemente se ha preso la parola significa che almeno mi auguro che ci sia coerenza dal punto di vista quando si prepara una stagione, si sa che si deve soffrire, ecco, questo è un momento di sofferenza per il Bologna, per l'allenatore, per la città, per tutti quanti, ma è importante sempre, secondo me, la cosa fondamentale è essere coerenti, sapere la squadra con la quale uno deve andare a lottare e a fissare un obiettivo e che una cosa va della mano con l'altra, no? Perché tante volte a livello societario si pensa che si ha una squadra per raggiungere degli obiettivi importanti, invece a livello di qualità poi non coincidono. In questo caso l'uscita del dirigente, secondo me, rafforza un po' la posizione di Pippo. Sì, rafforza la posizione di Pippo Inzaghi, che tra l'altro si è sempre assunto tutte le sue responsabilità. Lui conosce il calcio, ha grande esperienza, ha anche le spalle molto larghe, sa come reagire anche a questi momenti di difficoltà. Cambiamo adesso i toni, poi ritorniamo di nuovo a Genova perché arriverà anche Giampaolo. Intanto vi porto a Napoli perché a Casa Surace iniziano i preparativi in vista della trasferta di Bergamo. Guardate che cosa è successo. Atalanta contro Napoli, ci si prepara le trasferte così, direttamente da Napoli. Ma a proposito di questa partita, Mauro, a questo punto sono 11 punti di distacco tra la Juventus e il Napoli. C'è tanta pressione sulla squadra di Carlo Ancelotti, anche perché la testa è a Liverpool, inevitabilmente. Sì, direi di sì. Allora, intanto che il Napoli non si può permettere di sbagliare, ma sia in campionato sia in Champions, no? Perché in definitiva se pensiamo che l'anno scorso a questo punto il Napoli era in testa al campionato e poi la Juventus è riuscita a scavalcarla e ha vinto lo scudetto, quest'anno che è praticamente 11 punti indietro, uno penserebbe che c'è veramente poco da fare. Comunque in Champions c'è sempre una possibilità, anche se non si dovesse qualificare per il prossimo girone, comunque entrerebbe a far parte della UEFA, no? Dell'Europa League, quindi rimane sempre in ambito europeo, però più che altro, e mi aggancio un po' al discorso che ho fatto prima con il discorso del Bologna, cioè capire la coerenza che c'è quando uno costruisce, fa una squadra, per capire se quella squadra è in grado di raggiungere quell'obiettivo lì. Secondo me il Napoli sta facendo il suo campionato.
E lo vedo già collegato con noi, per questo mi sono girata, data Serie B. Ecco che è arrivata la nostra rubrica dedicata al campionato cadetto, anche perché sono successe tante cose in questo weekend, tante magie nel Simsala B. E allora voglio salutare subito Luca Garritano in collegamento con noi per fargli complimenti per questo gol importantissimo, arrivato al 94esimo, la garra di Garritano. Buonasera. Ciao. Grazie. Che bella la famiglia Garritano. Arrivederci. Ciao ragazzi. Buona cena. Godetevi insomma questa bella vittoria e il gol. Bene ragazzi, noi siamo arrivati alla fine di questa puntata di Diletta Gol. Come vi ho anticipato e vi ho anticipato prima insieme a Giampaolo, ritorneremo per Lazio Samp sempre qui alle 22:25. Ringrazio Mauro Camoranesi. Ciao Mauro. Ciao. Saluto e ringrazio anche un infreddolito Pierluigi Pardo. No, non te lo faccio dire questo. Non te lo faccio dire. No, ci sono solo delle folate di vento freddo. No, non te lo faccio dire. È piacevole, anzi. Fa caldo. Vogliamo ciao, stare qui, ciao Pier, ciao Dario. Ciao. Saluto anche Leonardo Fiarschi. Ciao Leo. Scusa, ormai mi viene di chiamarti Allegri. Posso fare l'autografo io? No, levati, la devo fare io. Guarda cosa scrivo. Questa la dedico a Mauro. La garra, eccola, questa è la parola della serata. Buonasera.